Qui innanzitutto parte la cosa ritmica, ti manca la lineggiatura e ti do avendolo studiato un po', ti do la lineggiatura che ho trovato più appropriata per la... Allora, il brano io pure lo eseguivo, avevo una mio, non l'ho mai scritto, avevo un bel arrangiamento più fluido. Cioè, non lo vedo fluido questo qua, funziona, ma in certi punti io ti suggerisco delle modifiche, cioè delle omissioni, meno note, usare dei bigordi, no? In certi punti è di una dissonanza terribile. Se vedi, la figurazione è tipica della bossa, pure quando fa... Vediamo proprio l'inizio, fa settima maggiore, la figurazione è 3, 4, quindi i bassi dovrebbero essere delle minime, no? Questo delle scritte in due quarti i bassi, non lo so, però sono in battere, quindi vengono... posizionandoti con l'accordo di fa settima maggiore messo in drop 3, una posizione aperta, la destra devi stoppare, no? Fai... risuona il mi candino, ovviamente, no? Puoi pure non farlo risuonare. Al limite posso pure rimandarti lo spartito con la lineggiatura. No, fa un salto enorme, sempre con il 2. Qui nella strofa ti consiglio un barré al primo. Però io non devi pigiare tutte le cose. Metto un barré, consiglio il primo dito, quindi ta, mi trovo sulla battuta successiva, che sarebbe la sesta. Rimango sempre con l'uno, no? Io farei questa lineggiatura, quindi il quarto qua, il re lo prendo col 4, il dito 4. Qua salto, vedi, l'ultimo quarto della battuta 6, da qui posizione, perché poi qua ci vuole un barré al terzo, quindi qua è in battere, qua è in levare, battuta 7 in battere, quindi battuta 7 e 8 sono tutte con questo barré al terzo tasto. Qua devi cambiare, però è sempre un barré al terzo. Qua
la tabulatura indica. Ma che devi prendere il Mi per Fa, cioè sarebbe la, sì, la sesta maggiore del Sol, Sol minore. Però mentre qua il brano in velocità lo devi snellire, poi. Va bene questo, solo il 3 qua. Qua stessa cosa, battuta 10, ma è terribile questo accordo, cioè ti suona il suo. E cioè questo, a parte prenderlo, non è fluido più, ma è. C'è una dissonanza terribile, la fa per un attimo, però. Ti consiglio, ed è dissonante sempre perché è una seconda minore, è dissonale, seconde minori, e le usano Roland Diez pure nelle composizioni. Per non complicarti la vita, ma poi non ti giova che metti battuta 10. Il Fa sulla quarta cosa, quindi fai. Qua ti trovi già con il 2 e metti qua solo il qua c'è nella melodia il Do e metti il 4, quindi. Eppure e ti trovi qua battuta 11. Io direi farli a vuoto, non segui la tabulatura, cioè il La e il Sol, fallo a vuoto se vuoi. Qua è il Sol bemolle settima, Sol bemolle settima che è alla fine, per ritornare a Fa, la tonica, l'accordo di tonica, il quinto grado per andare alla tonica, però nel jazz è molto frequente la sostituzione di tritono, cioè per esempio Re, Sol, no, secondo, quinto, primo in Do, è frequente il Re bemolle settima, quindi. E in Fa viene così invece, Sol. Tornando a 9, 10, battuta 11, la prima ripetuta.